Olio Can Fly, fine delle code al check-in, niente attesa, o scomparsa, dei bagagli, ore risparmiate, arriva anche in Italia Surf Air, che con un canone mensile permette di volare senza limiti, tra le mete disponibili, non US a grandi aeroporti ma piccoli scali, per tagliare i tempi. Milano collegata con Londra, Ibiza, Monaco. E i prezzi? Meno. Niente coda per il check-in, niente attesa per il ritiro bagagli e molto tempo salvato. Un sogno se si pensa alle tre file da fare quando si va in aeroporto. Sono questi i punti di forza dell'Olio Can Fly, la versione per i viaggiatori dell'Olio Can. Su cui scommette Surf Air, società statunitense nata nel 2013 che punta a espandersi anche in Europa. La formula è semplice, si paga un canone mensile e si può volare senza limiti scegliendo tra le mete disponibili. L'azienda californiana entro quest'anno dovrebbe arrivare in Italia, a Milano, da dove sarà possibile raggiungere così le destinazioni già operative come Londra o Ibiza. La flessibilità è uno dei vantaggi principali. Surf Air, a differenza delle compagnie di linea, US a terminal privati. Il check-in è molto snello e ci si imbarca in tempi rapidi sul PC-12, un business jet prodotto dalla Svizzera Pilatus per il trasporto di piccoli gruppi di passeggeri. I viaggiatori possono infine dire addio alla trafila dell'area ritiro bagagli, che vengono invece consegnati velocemente una volta atterrati. Si risparmiano così, secondo Surf Air, 2 ore in media a volo. I vantaggi si pagano però senza sconti. Negli USA si sborsano fino a $2.950 al mese per il pacchetto completo. In Europa bisogna tirare fuori dal portafoglio oltre 3.500 euro mensili, o circa la metà a patto di volare su distanze inferiori ai 600 km, come ad esempio la tratta Milano-Monaco di Baviera. Per raggiungere Londra, invece, il viaggiatore italiano sarebbe obbligato a pagare la tariffa massima. Il modello Surf Air potrebbe essere appetibile soprattutto per uomini d'affari che viaggiano molto e che mirano a risparmiare tempo. Ma sull'Olio Can Fly scommettono anche alcuni concorrenti. La compagnie, società francese fondata sempre nel 2013, si è focalizzata sul collegamento tra Parigi e Newark, vicino New York. In questo caso si paga un canone annuale di circa 35.000 euro per viaggiare con un Boeing 757-200. Non è tuttavia scontato che un modello simile riesca sempre a decollare. L'americana JetBlue nel 2009 lanciò Olio Can Jet, ma l'offerta risultò un flop e dovette cancellarla. Già prima, nel 1980, American Airlines iniziò la vendita di Air Pass, per viaggiare senza limiti in prima classe a vita pagando $250.000, l'iniziativa è poi stata modificata e ritirata nel corso degli anni. Anche con Surf Air, l'Olio Can Fly rimane alla portata solo di pochi facoltosi e non può puntare a un consumo di massa. La sostenibilità economica nel lungo periodo non è sfida da poco. Altrimenti, si rischia di rimanere a terra.